squadra saranno molto differenti. Stasera il Breganze potrà contare su un palazzetto stragremito di persone venute a salutare la Coppa Italia tornata in terra vicentina di Breganze dopo 40 anni. Quindi grandissima soddisfazione per Leoro, 77 Androer, 33 Silva, 54 Cacao, numero 6 Compagno, il 27 Giulio Cocco, al 5 centropista, e parte la sfida con Pedro Gil che scarica subito, di perde però malamente palla, quindi può ridistendersi il Breganze. Attenzione a Jordi Androer, fa tutto da solo e arriva la rete di Jordi Androer, rete che arriva quindi al 13esimo del primo tempo, su pallina persa proprio da Pedro Gil. Jordi Androer 1-0. Si prova adesso Motanan e infatti arriva subito la rete di Motanan. Dicevamo che era sicuramente una squadra, Motanan, dotato di un tiro dalla distanza incredibile. Infatti al 15esimo Motanan porta in pareggio la partita, 1-1 quindi tra Breganze, Forte dei Marmi. Si ridistende però dall'altra parte Androer e arriva la rete di Cacao, bellissima la rete di Cacao su una finta straordinaria di Jordi Androer. Quindi all'ottavo minuto del secondo tempo Cacao riporta in vantaggio il Breganze per di Stagi. Attenzione Giulio Cocco e arriva la rete di Giulio Cocco per il 3-1. Palo, schiena di Stagi e rete del 3-1, Giulio Cocco. 3-1 adesso del Breganze sul Forte dei Marmi, quindi con De Oro che riparte in velocità. Attenzione a De Oro, Giulio Cocco, e attenzione, arriva anche la doppietta di Giulio Cocco al 15esimo. Incredibile, amici appassionati di hockey pista, doppietta di Giulio Cocco dopo un'incursione. Segue il Breganze con 47, arriva la rete, attenzione, ancora il Breganze la mette dietro alla porta, difesa da Stagi, impressionante. Un altro Cocco, ma questa volta Mattia Cocco, 5-1. Tutto pronto per la battuta, attenzione tiro, e Riccardo Aniata che riesce a respingere. Pronto, l'arbitro dice che si può partire. Motanan, tiro di Motanan, invece questa volta arriva la rete di Davide Motanan per il 5-2 al 19esimo. Motanan su tiro diretto, 5-2 su tiro diretto. Adesso il dopo Motanan con una grande staffilata dell'1-1 all'ottavo minuto, quindi Cacao per il 2-1, Cacao per il 2-1 del Breganze. Poi è arrivata la doppietta di Giulio contro Riccardo Gnata, tiro di Motanan e parata di Riccardo Gnata, porta in avanti, e quindi finisce in questo momento la gara d'andata dei quarti di finale di Champions League qui al Pallaferro Arena, con il Breganze che vince 5-2 sul Forte dei Marmi. Le reti, ricordiamo velocemente, primo tempo 13esimo Jordi Androer per l'1-0, 3 minuti dopo gli risponde Davide Motanan 1-1, secondo tempo apre le danze all'ottavo minuto Cacao per il 2-1, quindi 12esimo Giulio Cocco che si ripete.